La sala operativa della Protezione Civile della città metropolitana di Firenze ha compiuto 20 anni e per celebrare questa ricorrenza è stata organizzata una 2 giorni di iniziative. L'evento si è aperto con il workshop 20 anni di sala operativa, monitoraggio e comunicazione a supporto delle componenti del sistema di protezione civile, organizzato nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi. Possiamo dire che in questi 20 anni che celebriamo oggi, alla presenza del capo del Dipartimento della Protezione Civile, che ringrazio, quella dell'alluvione del 2-3 novembre è stata sicuramente la prova più dura per la Protezione Civile della città metropolitana di Firenze. E per questo ringrazio Leonardo Ermini e tutti i suoi collaboratori, tutti i volontari, consigliere Fratini, perché hanno fatto un lavoro straordinario nonostante gli strumenti e ovviamente le risorse umane che non sono mai sufficienti. Anche per questo noi andremo avanti con un progetto ambizioso che è quello di integrare sempre di più la sala operativa metropolitana con quella del comune capoluogo di Firenze, perché attraverso questo lavoro di integrazione possiamo massimizzare l'energia, gli strumenti e le risorse umane che abbiamo a disposizione per intervenire sempre più efficacemente e tempestivamente su tutto ciò che riguarda le emergenze del nostro territorio, sia comunale che metropolitano. Un'occasione per evidenziare la capacità di intervento durante le emergenze affrontate dal territorio nell'ultimo anno, dalle frane di maggio nel Mugello al terremoto a Marradi a settembre, fino alle recenti alluvioni nella Piana Fiorentina. Proprio a quest'ultimo drammatico evento è stato dedicato l'emozionante video Una città da salvare, realizzato da Domenico Costanzo e dall'ufficio stampa della Metro Città. Ospite d'onore Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale, che ha voluto sottolineare l'unicità del lavoro svolto dalla Sala Operativa di Firenze. Le attenzioni vengono sempre rivolte durante gli eventi emergenziali, ma gli eventi emergenziali poi raccolgono quello che si è seminato. Oggi qui ricordiamo i 20 anni di questa sala operativa, una sala operativa di territorio, una sala operativa di prossimità, di una città metropolitana che ha un'area vasta, e quindi io ci tengo a sottolineare il fatto che nel momento in cui poi suona la campanella o abbiamo programmato o abbiamo pianificato o abbiamo messo insieme le strutture prima, ci siamo conosciuti, abbiamo approfondito, oppure poi la gestione operativa diventa necessariamente più complicata. Quindi un ringraziamento non solo a chi lavora durante l'emergenza, ma a chi poi programma queste attività e rende l'emergenza, come dire, più fluida nella gestione operativa. Il responsabile della Protezione Civile Metropolitana, Leonardo Ermini, ha spiegato quanto sia importante educare la popolazione alle emergenze. La Protezione Civile deve essere sicuramente, deve partire dall'educazione. Noi bisogna riuscire in termini di prevenzione sicuramente a entrare maggiormente nel mondo scolastico, è quello che stiamo cercando di fare da anni, in modo tale da creare una cittadinanza più formata, più attenta a quelli che possono essere anche segnali di questo territorio che purtroppo ha una sua dinamicità, vogliamo, legata agli eventi climatici sempre più estremi che si stanno verificando. Noi negli ultimi 6 mesi abbiamo avuto 2 emergenze nazionali, quella Emilia-Romagna-Toscana di maggio e questa che stiamo vivendo, e un terremoto di magnitudo 4.9 a Marradi, che anche quello è un terremoto che non si verificava da decenni sul nostro territorio con quella magnitudo. Quindi bisogna sicuramente fare investimenti in termini formativi.